E una volta finito il gioco sarà possibile giocarlo vestendo i panni di Vergil, che è una cosa che non ho mai fatto e sarebbe da provare. Maledizione a te. Ok. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Trios Ninja. Stiamo continuando il nostro let's play. Ricordo vagamente quest'area. Sono sicuro che pian piano le cose ci verranno alla memoria. Qua bisogna sicuramente soddisfare dei requisiti per poter proseguire. E adesso vediamo quali sono. Ho equipaggiato le due spade dei due boss precedenti, oltre alla nostra solita spada. Sono sicuro che riusciremo a fare qualche combo interessante. Ora vediamo. Bisogna colpire questi bagagli e farli accendere in maniera che dopo i nemici possano essere i perché altrimenti adesso non facciamo niente loro in questa maniera. Adesso loro sono suscettibili, si possono uccidere. Cerco di fare il più in fretta possibile. Vediamo, ce ne sono altri. Poi ho equipaggiato anche questo fucile. Vabbè che effettivamente abbiamo a disposizione due armi, le possiamo tranquillamente switchare, quindi possiamo ancora utilizzare. Vieni qua, perché non ti evito. Possiamo ancora utilizzare anche le pistole volendo. Ok, perfetto. E possiamo prendere questo oggetto con la quale potremo proseguire. Estratto di combattimento. Offrilo alla dea per aprire un nuovo percorso. E siamo ad uno. E ce ne sono tre da poter prendere. Una di queste prove me la ricordo molto bene. Vediamo se è questa. Bisognava prendere delle porte in ordine numerico. Nulla di. Ecco, anche questa sì, anche questa mi ricordo. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Dobbiamo superare quest'area. Vediamo se ce la facciamo. Abbiamo equipaggiato la spada con la quale possiamo fare l'affondo, che ci viene comodo per andare avanti più velocemente. Va bene, per ora, finché è così, va tutto quanto molto bene. Volevo schivare, sto confondendo i tasti con Dark Soul. Sicuramente popperanno dei nemici alle nostre spalle, ma direi di poterli skippare. E senza di tecnica, molto bene. Io questi qua non li amo particolarmente, questi esseri volatili. Diciamo che è abbastanza inutile affrontarli, quindi mi prendo la libertà di poter proseguire. Alla nostra sinistra ci dovrebbe essere l'ultima stanza, con l'ultima prova per poter poi andare avanti. Qua c'è questo discorso delle porte. Sopra queste porte abbiamo diverse luci. Siamo usciti dalla prima, quindi direi di poter andare nella seconda. Vediamo se così è. Però ci sono dei nemici, come mai? Forse bisognava fare il contrario? Ma adesso lo scopriamo. Stanno diventando un po' troppi. Perfetto, che ci cura il gioco ogni tanto. Ha questa premura verso i nostri confronti. Non ho capito se quello lo abbiamo ucciso. Magari questo qua che è ancora in vita, lo ammazziamo se riusciamo a targettarlo. Inizia a diventare parecchio caotica la faccenda, non si capisce niente. Questo qua ha veramente rotto le scatole, ci ha colpito troppe volte. Vieni qua. Questi continuano a moltiplicarsi. Allora, vediamo se proviamo con queste spade qua. Ok, sembra andare leggermente meglio, siamo messi parecchio male con la vita. Speriamoci curi il prima possibile il gioco. Allora, non ho alzato di livello, non lo fare mai nella vita, non ho ancora alzato di livello né queste armi né, maledizione, quanti pochi HP abbiamo. Probabilmente non sarà da fare in ordine crescente, ma. Ah, ci fa tornare qua, perfetto. Proviamo il 4, altrimenti non avrebbe senso. Ok. Quindi andiamo al 3 e facciamo il 2 e poi dopo all'1. E invece abbiamo sbagliato, quindi 4 ci penserò dopo. Adesso qua dobbiamo ammazzarli perché sennò rischiamo di fare il game over. È parecchio antipatica quest'area. Ok, ci ha curato. Dovrei saltare via. Come mi hai preso? Bravo, complimenti a te per la mira. Ci faremo aiutare da quest'ultimo, spero non mi faccia troppo male. E va bene, ce l'abbiamo quasi fatta. Va bene, torniamo da capo. Questo era il numero 1, quindi abbiamo fatto 1, 4, 3, faremo 1, 4, 2. Io mi ricordavo fosse una cosa logica. Quindi 1, 4, 2 andremo al 3. Però così non è.
Va bene, andiamo avanti. E ce l'abbiamo fatta. Essenza di intelligenza. Ignoriamo questi che sono solo degli avvisi in francese. Torniamo nella stanza di prima. Ma tra l'altro quante anime abbiamo preso? Vediamo se possiamo comprare un oggetto curativo, perché mi sembra che ne abbiamo una sola. 4.200. Non possiamo farci niente. Non mi sembra che possiamo anche alzare di livello il fucile, perché ce ne chiedeva 10.000. E proseguiamo con questi 4 HP in croce. Azioniamo questo marchingegno. Ci apre la porta, però io ci metterei anche il terzo. E che cosa succede? Ci darà un di quelle... Ah, Artemis, arma del regno demoniaco. Non me la ricordo quest'arma. Potrei teoricamente tornare nell'area di prima, equipaggiarla e testarla. Però vi devo dire che in fin dei conti ora non mi interessa vederla. E otteniamo un cristallo di quelli blu. C'è una cutscene? Perfetto, con la nostra amica. Carina e simpatica. Well, well. You've grown stronger. Go to hell. You point a gun at me? Your own kin? Your dear papa? The only family I ever had was my mother. And she's dead! You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter! Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you. And you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Cosa vuol dire rimane in aria per meno 20 secondi? Ah, e da che cosa dovrebbe... Cioè, tipo... Come... Sarà grazie alle combo fatte in aria? Ma poi dopo torno giù? Beh, magari dovrei beccarne qualcuno. Ok. Se non mi fate beccare, però è un casino. Dai, che manca poco. Io queste sono cose che non le ho mai fatte su PlayStation 2, 3 secondi. No, forse abbiamo sbagliato. L'ultimo, dai, ti prego. Vaffanculo. Ecco, queste cose le vorrei fare adesso perché non le ho mai fatte, ma più che altro, ti prego, perché ti metti in mezzo? Perché ci danno appunto queste sfere blu che sono molto utili. Vi prego, dai, 3 secondi, ultimo salto, 1. Dai, 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 e ce la facciamo, GG. Dovremmo essere arrivati a 4? Grazie, grazie, grazie. Allora, non so se sia la cosa migliore. Qua c'è qualcosa da raccogliere. Acqua santa, questa è ottima contro i nemici. Mi sembra faccia loro del danno, semplicemente. Prima di andare su, facciamo una prova. Andiamo giù, sperando che non si crepi. Ok, direi di vedere tutte quante le aree partendo dal basso. Ah, questa è la biblioteca? Qua mi sembra che ci sia qualcosa da poter fare, oltre che combattere. Mi sembra ci sia una cutscene con la ragazza più avanti. Vediamo contro chi abbiamo a che fare, magari. Ah, posso fare doppio salto anche con questa arma. Questa è una bella cosa. Questa è molto bella come cosa. Ah, pensavo saresti morto prima. Prendiamo questo oggetto. Frammento di Orialcon. Pezzo di Orialcon che offre immenso potere. Era usato come fonte di energia. Sì, ok, non ci fa danni, perché mi ricordo che più avanti prendiamo un oggetto che ci risucchia gli HP, che poi va messo, che sarebbe appunto una chiave che poi andrà messa in una zona specifica dell'area. Quindi siamo venuti fin qua per prendere questo e basta? Torniamo indietro.
e quindi abbiamo svuotato questa parte. E per non perdere la bussola, vediamo il prossimo piano, senza salire troppo. Terzo piano sembrerebbe essere vuoto, sì, quindi saliamo ulteriormente. Anche questo piano non c'è niente. Grazie Capcom che mi rendi stupido. E siamo arrivati alla fine, perfetto. E qua è dove siamo, dove eravamo prima, quindi abbiamo preso l'oggetto. Ma vuoi vedere che forse riusciamo a sbloccare quella porta che era appunto bloccata dove ci siamo visti nella stanza? Ah no, qua non siamo ancora stati, ok? Ciò significa che dobbiamo ancora continuare a vedere cose. Prendiamo tutte queste. Oh, guarda là cosa c'è. Benissimo. Vediamo di riuscire a prenderlo entro il 2017. Purtroppo ci vuole un po' di fortuna, oltretutto. E quindi è bello anche scoprire altre cose di questo gioco. Io non avevo ancora capito che si potesse rimanere in alto durante i combattimenti saltando sulla testa dei nemici, praticamente. Quella era una cosa che non avevo ancora capito. Dai, che ce la facciamo. Maledizione. Ancora un po' gliela do su, ve lo dico. No, che ero lì. Ma dai, che ero lì, maledetto. Ah, ma adesso ci arriviamo. Non è vero. Se siamo qua, basterà ben fare così. Oh, GG. E siamo ad 1 su 4, nuovamente. Proseguiamo. Ah, pensavo che l'animazione non sarebbe stata così lunga da cancellare. E a proposito di cancellazione di animazione, spero che in Dark Souls 3 non mi vietino di, appunto, di cancellare l'animazione, ma sia quella delle gesture che in combattimento, perché è veramente una cosa che amplia molto il discorso delle movenze dei personaggi. Quindi in Dark Souls 2 quella è una cosa che a me è piaciuta tanto. Speriamo. Vediamo un attimo di fare dei danni. Ma questi qua fanno spawnare, cioè, solo gli spiriti o anche i mob? No, mi ha hittato. Speravo non lo facesse. Bene o male ci ricurano, quindi va bene, dai. Come mi hai preso? Non l'ho capita io questa. Ah, uno di voi dovrebbe. Ok, perfetto, stavo per dire, uno di voi dovrebbe iniziare col morire nel frattempo. Ancora uno ce ne sta. Via via via, prima che sia troppo tardi, perfetto. Allora, questi qua fanno spawnare i mob normali, quindi non l'avevo capito, grazie, hai fatto bene. Hai fatto particolarmente bene, via. Ok, li abbiamo ammazzati tutti, no? È spawnato qualcun altro. Oh, e questi qua sono tosti comunque, eh. Io questi qua li hitto senza dare troppa priorità a loro, perché comunque facciamo punti e poi potrebbero anche, grazie, sono stato stupido io a farmi beccare, potrebbero anche, boh, in qualche maniera dropparci appunto queste sfere verdi. Addolorato grido della sirena, calma anche la fiamma più violenta, e questa sono sicuro, abbastanza sicuro, che serva per la prima stanza, una delle prime stanze. GG, ci è voluto mezz'ora solo per fare questa cosa. Un pannello di controllo dell'ascensore. Va bene. Qua non si capisce, abbiamo utilizzato un oggetto e abbiamo aperto questa porta. Ci sta portando in quella sala gigante, sembra proprio di sì. E adesso possiamo finalmente aprire quella porta infuocata grazie a quell'oggetto della sirena che diceva appunto che poteva spegnere qualsiasi fiamma. Dovrebbe essere qua sulla sinistra, perfetto. E suppongo ci sia una boss fight, vediamo. E possiamo proseguire. Grazie mille, grazie a tutti. C'è qualcuno? Vediamo un attimo. Questo cos'è? Allora, magica pietra dorata creata con una procedura segreta. Può ripristinare anime perse. E questo cosa diavolo è? Ah, ok. Sicuramente popperanno cose. Sì, no, non volevo esaminarti. Beh, certo che se me lo fai esaminare ogni volta che premo l'attacco è un casino. Ah, ok, questo qua deve. Penso di aver capito. Bisogna giocare con questo affare per far sì che rompa cose. Anche se ci salto sopra, forse.
Che è successo? Perché è scomparso? Ah, perché ha tempo. Ok. Adoro queste cose, adoro. Veramente adoro. Voglio capire un attimo se ci posso salire sopra. Ah, ok. Quindi forse in questa maniera sì. Penso proprio di sì. Non questo attacco, grazie. Toccava distruggere l'affare qua e basta. Teschio di cristallo. Strana scultura di cristallo magico. Sembra un frammento di una costruzione più grande. Ok, tipo un teschio esca, sembrerebbe. Ok, questi sono parecchio incazzati, eh. Ah, ok. Non avevo capito stesse caricando il colpo. Ora lui evocherà robe. Vediamo di riuscire a schivare altri attacchi. Non so neanche se stiano arrivando. Maledizione, quanta roba poppa. Forse bisognerebbe prima eliminare gli add. Però vorrei che tu morissi. Ormai che ti sto cercando di ammazzare da tre quarti d'ora. Minchia, ragazzi. Sarebbe meglio curarsi, purtroppo, perché mi scoccia ripetere. Qua eravamo messi ancora abbastanza bene. Bastava che ne ammazzassimo uno, cioè magari ci cagava qualche oggetto curativo. Scusi, dove stiamo mirando? Bene, era questione di capire quale dove ritare, abbiamo preso quello sbagliato. Questa sarà una sezione ostica. So quando potremo far trasformare Dante in un demone ci divertiremo, in questo momento stiamo veramente sucando. Ah, perfetto. Questa è stata una bella combo, GG. GG a voi. Ma allora, quante anime avevo? Ma diciamo di sì, dai. Dato che... Ah, ok, si rinizia da subito. Va bene, bene, bene. Preferisco, guardate. Ah, questo è morto già, perfetto, ok. Per favore. Maledetti voi. Ah, abbiamo fatto bene a utilizzare l'oggetto per riprendere tutto da capo, perché avremmo dovuto riniziare altrimenti ed è una cosa parecchio antipatica. Qua ci sono troppi nemici e nessuno sta cagando robe per curarci. Detto fatto, hanno droppato. Via, anche questo stava per attaccare. Ma crepaci male, hai rotto il ca... e possiamo tornare indietro. 8K, con 8K non ci possiamo fare niente, mi sembra armi da fuoco. Ah, l'Artemis. Non so, ragazzi, non so. Io queste armi penso che non le utilizzerò, perché non mi ricordo fossero molto utili. 10K, no, non possiamo alzare neanche la doppietta. Ah, io quasi quasi mi compro un'altra stella a sto punto. Sarebbe utile andare a comprarci... Ah beh, però forse anche la sfera dorata. Facciamo così, compriamo uno di questi e d'ora in avanti... Vediamo di comprare anche altri oggetti e soprattutto di vedere di espandere le armi e altre cose, armi da fuoco e così via. Torniamo su e sicuramente lì da quelle parti c'era un'area da poter sbloccare. Ah, come mi hai preso, antipatico. Ok, questo è morto, facciamo focus su questo così dai, facciamo magari un pochettino più in fretta. Ah, mi sa che sono particolarmente deboli a queste armi. Niente, devo attendere un secondo prima di tornare ad attaccarli, perché evidentemente fanno un secondo hit in ritardo. Questo è il boss del tutorial, non lo sapevo. Lo sai che ti voglio bene, però io con questa inquadratura non riesco a vedere una ceppa. Quando ho sentito un tocco di campana, lei depoppa, a quanto pare. Hai tanti HP comunque. Depoppa chiaramente per poi tornare ad attaccarlo, quindi fate attenzione. Non state sempre sullo stesso posto, è abbastanza semplice da schivare quell'attacco. Gli altri suoi attacchi sono un pochettino antipatici. Questa falce ha una buona hitbox. Grazie, grazie amica mia, carissima. Ecco, quando succede questo dovreste teoricamente scappare, non ce l'ho fatta. Nonostante lo sapevo, capito? Per questo dicevo che ha una hitbox del cazzo. Ah, ci siamo riusciti, bene, perfetto. Iniziavo a pensare che dovessimo interagire con qualche altra cosa. Esattamente, quindi suppongo che...
possiamo mettere? Eh? Perfetto. E stavo iniziando a pensare, non è che ci sarà un primo incontro con Virgil già adesso? Mi sembra strano, però potrebbe. Ok, ci siamo presi un po' di anime, con queste 5 cap anime non facciamo niente. Sapete ragazzi che penso proprio che forse stiamo per vedere Virgil, stiamo per avere un primo combattimento con lui. Cosa conviene fare? 5007. Ma sì dai, why not? Ne abbiamo 3, ne abbiamo 4. Armiamoci di coraggio, andiamo a vedere cosa andremo, con cosa avremo a che fare. Ebbene sì, sarà la boss fight contro Virgil, dove inizialmente prenderemo parecchie botte. E poi ci sarà una piccola sorpresa. E buona cazzina a tutti. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? Oh, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Ok, vediamo di fare una buona figura. Ok, già le stiamo prendendo. Ricordatevi di allontanarvi sempre dopo un po' che lo sta deitando, perché è logico che arriverà un contrattacco. Come mi ha preso? Ah ok, ha fatto un'onda di energia. Io direi che possiamo anche curarci. Ti sei buggato dietro la statua? Fantastico. Conti, basta stare in aria per schivare. Ah, buona parte, mi ha aiutato alle spalle. Come ha fatto? Bravissimo. Sapete che forse è meglio quasi farlo senza target, perché tanto non aiuta la telecamera al target, quindi è abbastanza inutile. Mamma mia, bellissima questa combo, GG Virgil, GG. E una volta finito il gioco sarà possibile giocarlo vestendo i panni di Virgil, che è una cosa che non ho mai fatto e sarebbe da provare. Maledizione a te. Ok, ok. Se però mi stai lontano, mi fai solo innervosire. Scum.
Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Inside you has awakened as well. Wait. We should leave. For the moment, we have all that we need. Oh!
Questa sarà una sezione ostica. Adesso quando potremo far trasformare Dante in un demone ci divertiremo. In questo momento stiamo veramente sucando. In questo momento stiamo veramente sucando. Ah, perfetto. Questa è stata una bella combo. GG. GG a voi.